E ciao a tutti ragazzi, qui mi chiamo il vostro proprio youtuber di quartiere e oggi unboxing spettacolari. Come avete notato la copertina di questo video è naturale, tutta 100% copyright Mickey Sam, grazie Frafrog. Allora, eccoci qua ad aprire questo primo pacco. È sempre così godurioso aprire i pacchi. Ed ecco qua, se vuoi, queste sono le penne acquerello. Ecco, signori, si svita così e si riempie d'acqua per poi avvenire la magia. Vi mostro tutte, questi sono i pennelli, diciamo, che ecco qua. A me non interessano molto quelli, mi interessano di più questi, che sono più piccoli e già tutte le punte. Ora li ho mescolati, sono un cretino. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo pacco che mi è stato consegnato tipo stamattina, io non c'ero a casa e vabbè, diluviava, pioveva. Sto coglione suona e vabbè, mia sorella gli dice: sì, appoggialo pure lì. Invece sto cazzo di fattorino, se tu se mi hai consegnato questo pacco e sai che sei stato te, che fattorino che guardi, sei un faccia di merda perché l'hai letteralmente lanciato dal cancello e l'hai buttato nell'erba bagnata. Quindi io, se fossi stato lì, mamma mia. Allora, questo pacco me l'ha consigliato il Visconte, che salutiamo, che per una volta è stato utile a qualcosa. E adesso vi svelerò cos'è, magari se capisco come si apre. Si vede che sono un esperto. Ordino sempre roba. Allora, il fattorino è fortunato che è tutto imballato. Quindi dovrebbe essere tutto a posto. Vabbè, questo qui è un microfono da gaming che mi serviva per fare i video con il Visconte barra altre gente, e ora lo unboxiamo in modo da facciamo sì che, se devo fare reso, sia giusto. Allora, vediamo. Che bello, è bellissimo. Ma c'è ragazzi, cazzo. Posso fare? Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Ouch. Ma qui posso anche regolarlo. Che bello. Cioè, il design è favoloso. E dopo lo proviamo. La prova finale di come l'ho provato a settare. YouTube di quartiere e oggi siamo con.
Ed eccoci qua con l'ultimo pacco. Eccolo qua. E ovviamente sempre quello stesso Ebete è riuscito a lanciare anche questo pacco. Eccoci qua, ninja da tavola. Facciamo questo famoso unboxing. Allora, partiamo con questi, che sono i colori acrilici, quelli che servono per quelle acquerellabili. Bello, molto belli come si presentano, guardate qua, un bel focus come fa Andy Thomas. Beh, diciamo che ora bisogna solo provarli. Ed ecco qua la prova che ho fatto. Ho disegnato un bel Yujiro Hanma con questi colori. Devo dire che si va da Dio. Devo imparare un po' a usarli meglio, però. Visto che ho speso 80 euro, ero tipo arrivato a 74. E ho detto, mi pareva brutto concludere con 74, bisognava arrotondare così ero più felice, cioè, perché mi dà un po' fastidio. E ho preso i due volumi di One Piece New Edition, quelli che io sono arrivato al 31, ora ho il 32 e il 33. Ed ecco l'ultimo pacco, speriamo che non sia uno scam perché l'ho pagato pochissimo. E niente. Allora, questa è la parrucca bionda, che non ho mai preso una parrucca, quindi vediamo. Oh mio Dio, ma che cosa? Questo cos'è un personaggio? No, mi dissocio, signori. Dovrebbe essere quella per... i capelli. Adesso me la metto. Allora, io non so come acconciatura, perché voglio fare cosplay di Sanji e anche di Denji, però un po' ridere. Prossima fiera mi vedete in cosplay. Che fai il cosplay? Ancora te la fissazione. È il cosplay di che? Di Sanji, quello di One Piece. Ma puoi andare dove? Puoi andare a camminare? No, è fiere. Ma qua è fiere quando è tempo. Vabbè, devi mettere uscire. Ma dove è a fare? E questo video finisce qua. Vi ricordo di mettere like, condividere, iscrivervi, commentare. Fate quel caso che volete e niente, ci vediamo al prossimo video.